tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Oggi esploriamo The Fertile Crescent. Io ringrazio The Knights of Unity e Kiminen che mi hanno dato la possibilità di poter provare questo gioco in accesso anticipato per fare una sorta di testing. Sono davvero contento di poter provare questo gioco. E nulla, siamo nella mezza luna fertile, quindi nell'antica Mesopotamia, ai tempi dei Sumeri, Babilonesi, Assiri. Allora, vediamo un po', ci sta in italiano? Non credo, però è giusto per vedere un po'. No, però va benissimo lo stesso, non è un problema per me. Facciamo il tutorial. Il tutorial è un buon punto di partenza per imparare le basi di The Fertile Crescent. Ci guideranno attraverso le cose basilari, come impostare il nostro villaggio e soprattutto la nostra economia. Il tutorial è fatto per chi è nuovo nei giochi strategici, però anche per i veterani, per vedere come funziona The Fertile Crescent e tutto ciò che ne riguarda. E infatti io voglio proprio fare il tutorial proprio per questo motivo. This tutorial is aimed at players who are new to real-time strategy games. Even if you are a veteran, you might want to go through the tutorial to see what the Fertile Crescent is all about. At the top right of your screen, you will find your current goal and instructions on how to complete it. Okay, va bene. To move the camera, you can either use the arrow keys on the keyboard, drag your mouse to the sides of the screen, hold down the mouse wheel while moving the mouse, or left click on the minimap that is located on the bottom. Perfect. The tribe unit is the pregnant lady holding her child. While your tribe unit is selected, right click on another location. Keep your tribe selected and look for the construction menu at the bottom right of your screen. Find and select your villager. While the villager is selected, move the mouse cursor to the village center construction site and right-click to order the villager to finish the construction. Molto bene. Your village center will automatically train new villagers. You can click on the village center to see the training progress at the bottom of your screen. If you ever need to pause the training of your villagers, you can select the village center and click the stop production button at the bottom of the screen. Let's wait for two more villagers to be trained before we continue. Molto bene, molto bene. Netto di tutto, mi piace molto la grafica. You can select multiple units by creating a selection box. Hold down the left mouse button while dragging the mouse and then release. You can also double click on one of your villagers to select all nearby units of the same type. Explore the map to find fruit trees. You can click on the objects to see what they are in the information panel at the bottom of your screen. To forage food, select one or more of your villagers and right-click on a fruit tree. They will automatically deliver the foraged food to the village center. You can click on a fruit tree to see how much food it has left to forage. Find the construction menu at the bottom right of your screen. To construct a clay pit, you must place it on marshland. Marshland looks like wet grassland. To see what the different types of land are, click on the ground and look for the description at the bottom of the screen. Ho appena costruito il centro del villaggio su una palude, quindi. Cioè, vabbè, ma è su alternativo. You should now have a basic economy set up. It's good to dig clay and chop wood to be able to construct more buildings. But your focus should always be to supply sufficient food to your people. Make sure you continue to assign enough villagers as food foragers in order to avoid starvation. Allora, quindi con i mattoni noi possiamo attraverso il legno poi costruire edifici. Dobbiamo avere abbastanza cibo da poter soddisfare e sfamare i nostri cittadini. Abbiamo sbloccato una tecnologia. Siamo nell'epoca antica. Poi andremo nell'epoca del bronzo. Ma io farei. Questo. Allora, facciamo.
pure fare una bella fattoria, ma non si può fare. Quindi io innanzitutto costruirei una casa, mentre questi vado a tagliare la legna. You need sufficient help. To make your village run more efficiently, you should try to minimize the distance your villagers have to walk to deliver resources. Construct a resource camp where your villagers can drop off wood and bricks. Next, construct a granary where your villagers can drop off food. Fermiamo un attimo sta produzione. E che cazzo? Ho capito tutto. As fruit trees start to deplete, you will have to start farming for food as well. Make sure you collect enough wood to construct the farms. The productivity of farms is based on soil quality. Click on the ground to see its soil quality in the bottom information panel. While placing a farm, a soil quality indicator will show up as a little circle next to your mouse. It indicates the overall soil quality the farm will have if placed there. Whenever you have selected at least one villager, indicators will pop up above all farms to show which farms are currently being worked on and which ones aren't. The best advice for surviving the early phases of the game is to avoid starvation. This is most easily achieved by foraging for food for as long as possible before transitioning to farming. Foraging is fast and doesn't require resources or time for construction. You can also use the how-to pages for future reference. To find these pages, click on the button with a question mark at the top right of your screen. Great job. You've completed the tutorial. There's more to the game that you will learn along the way. Feel free to explore the controls for as long as you want before exiting this tutorial. To exit the tutorial, click on the menu button at the top right of your screen. Allora, diciamo che è un tutorial molto breve. Non mi hai spiegato le tecnologie, non mi hai spiegato i materiali, i metalli, cioè no, i materiali, scusate, i metalli, non mi hai spiegato la fornace, non mi hai spiegato i soldati, se si deve fare qualcosa di particolare, insomma, pecca un po' da questo punto di vista, ci mostrano il corrente del metallo, no? Ho bisogno di mettere una fornace qua vicino, oppure, cioè, come funziona, qual è, oppure basta mettere un resource camp, cioè, mi dividi qualcosa in più. Io mo c'ho le tecnologie, no? Potevi spiegarmi qualcosa in più. Vabbè, in questo caso noi facciamo i masons, i massoni. Perché nei conti logica, la fornace serve per pigliare i materiali, quindi io mo per logica io faccio così.
stoppiamo sta benedetta produzione degli abitanti, che veramente ne sono troppi. Facciamo anche l'aratro. No, aspetta, voglio vedere dove va questo, perché se lo porta qua. No, quindi mo devo fare il resource camp. Ecco qua. Se non me lo viene detto. Certo, c'è scritto. C'è scritto qui, per carità, è verissimo. Però vorrei che mi venisse detto, che così so, senza dover fargli sbagli, ecco. Ma è una mia precisazione da pignolo, e lo ammetto molto problematicamente. Noi potremmo già andare con metà del bronzo, però voglio sbloccare prima tutto. Ad esempio qua, con l'età del bronzo, io arrivo in un'epoca in cui, siccome noi siamo un'epoca antica, non siamo ancora una civiltà ben delineata. Quindi sarà ovviamente in base alla missione, in base alla mappa, in base ai determinati nemici. Qui, infatti, posso scegliere gli Assiri, che sono deboli nell'economia ma forti nell'espansione e nel militare, come poi fu l'impero Assiro. I Babilonesi hanno una potente economia, una forza militare modesta e un'espansione non eccellente. E poi ci sono gli Egizi, che hanno una buonissima economia, i militari scarseggio, e poi c'è l'espansione che è media. Io andrei di Babilonesi. Quindi possiamo fare il codice per Enrico, come vogliono capire, il giardino. Oh, beh, ha cambiato anche il sistema, no, degli edifici. Molto carino, bellissimo qua, molto bello. Bravo a chi ha fatto tutto ciò, questo io lo devo ammettere. Allora, innanzitutto, però adesso dobbiamo costruire altre fattorie. Quindi prendiamo a chiuso servizio a livello di risorse. Io farei qua un altro resource camp. E qua mi sposterei. Allora, cosa possiamo costruire in più? Il mercato per comprare e vendere risorse. E io lo faccio. Molto bene. Adesso a me un'altra domanda che mi viene spontanea è: ma se io adesso faccio questa Copper Night Axe, vuol dire che io mi potenzio per forza di cose l'arma che usa il combattente, il guerriero? Infatti voglio costruire una caserma per capire un po' com'è la situazione, stoppando la cosa degli abitanti, la produzione di abitanti. Ok, il metano sta per finire, ne abbiamo un altro qui in fondo. L'esplorazione è ovviamente un atto chiave del gioco, perché questa è una mappa molto piccola e va bene, perché il tutorial e tutto è come. Allora, voglio vedere una cosa. Mi chiedi il palazzo, vabbè. Facciamo Night Axeman, giusto per vedere un po'. Voglio fare anche il campo, il poligono di tiro. Allora, siccome noi abbiamo un'ascia molto basic, voglio vedere se cambia di colore, sarà migliore. Ma questa è una cosa mia, non è niente di che. Però se cambia, è un punto molto a favore, che mi piace molto a senso. Possiamo costruire anche molto bene queste cose qua. Io farei una casa. Ah, è cambiato, quindi se faccio nel metto dovrebbe esserci qualcosa di diverso. Vediamo, vediamo. Aspettate, voglio fare un attimo qua. Facciamo un... Facciamo questo, molto interessante. Ah, vabbè, è cambiato qualcosa, sì.
piace. Mi piace, questo mi piace assai questa cosa. Aspettiamo. Teniamo il termine dell'ermo qua per capire se viene aggiunto al nostro soldatino. Sa di no, no, troppo no. Però le armi sì, mi piace molto. Allora, come ultima cosa da vedere, voglio vedere se migliora una fionda. Se migliora una fionda, devo dire che mi piace molto questi dettagli. Ok, perfetto. Continuiamo a prenderci l'arcina. Comunque, il sistema di tecnologia è molto semplice, devi attendere che questa barra blu si riempia per avere un punto di tecnologia, di conoscenza anche, cioè serve di conoscenza. E avendo il surplus del cibo, noi abbiamo anche dei bonus in più. Molto bene. È migliorata anche la fionda. Va bene. Allora ragazzi, devo dire che il tutorial mi piace, tutto sommato, ma queste due o tre cose in più ne potevano spiegare. Però va benissimo così, anche perché infatti ha detto come che sei veterano, giusto per conoscere un po' il gioco, e infatti non posso dire niente, ma infatti non mi lamento di me che sono veterano, ma di chi poi si avvicina al mondo degli RTS. Old mod. Molto interessante. La Skirmish è una normalissima mappa che tu giochi in una partita. World Mode invece è qualcosa di molto interessante. Dobbiamo costruire un villaggio nelle pianure della Mesopotamia, sopravvivere alle invasioni da parte delle tribù nomadi delle montagne, tipo i Medi, che venivano da destra rispetto alla Mesopotamia, che sarebbe poi l'attuale Persia, quindi in Iran, e vengono a saccheggiare. Proviamo, vediamo un po' com'è. Giusto per capire un po', che la prima ondata è arrivata pochissimo, quindi io direi che non perdiamo tempo. Questo è uno scout, allora esploriamo un po'. Facciamo subito una casa. Facciamo giusto un altro abitante, poi chiudiamo la produzione. Che non avendo abbastanza cibo non ha senso fare tutto sto casino. Facciamo un attimo un granaio. Un magazzino. Poi dopo il granaio. Il granaio vorrei fare. Ma posso fare il granaio? Ah, per poco. Di fa mi serve il big clay pit, quindi rischiamo, vediamo un po' di antico tempio, ci dà più 0.3 di research speed. Ok, questi insediamenti che si mettono in queste zone qua per avere dei bonus contro le orde. Poi un posto, quale sarebbe? Outpost.
questo. Questo è il nostro raggio di influenza, mi ricorda molto questa cosa pure Zero AD, che è un altro brano strategico. Chi vi consiglio di provare, che è gratuito, che è nelle fasi alfa ancora, in cui tu puoi provare il gioco. Subito il granaio. Attendiamo giusto la prima ondata per vedere un po' com'è. In questi pochi minuti devo riuscire a fare una caserma. Un poligono di tiro che sia. E per forza fa un'altra casa. Qua stoppiamo. Cogli quest'ultimo pezzo di legna, forza, muoviti, presto! Niente, possiamo sbloccare la tecnologia e io farei... questo, perché non sono ancora pronto, quindi una mia inizia potrebbe darmi una mano. Quindi gli abitanti di questo raggio d'azione diventano minizi e diventano più forti in attacco che in difesa. Allora, facciamo i Ranged Warriors piuttosto. Poi farei una torre di guardia. La vorrei fa qua. No, sì. Fai prima qua e poi qua. Forza, mo presto. Possiamo fa? Aspetta, 1, 2, 3, 4. Facciamo così. Ah, ci va qualcuno qua dentro. Se ci mettessi uno di questi. No, aspetta. Mettiamoci. Facciamo così. No, stiamo finendo il cibo, cazzo. Si può fare una fattoria? No. Yo.
Ok, tra poco dobbiamo arrivare ai nemici. Quindi ogni tanto, da ogni tot lato, ci attacca qualcuno e noi dobbiamo essere abbastanza bravi da poterli respingere da ogni lato che sovviene. Va bene, ragazzi. Allora, ovviamente, poi ogni volta diminuisce il tempo. Va bene, ora possiamo tornare al menu principale. Mi piace la world mode, devi essere abbastanza bravo, avere soprattutto buone scorte di cibo. Va bene, ragazzi. Allora, il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto. The Fertile Crescent è un ottimo gioco che vi consiglio, perché ne vale veramente la pena. Ringrazio di nuovo The Knights of Unity e Kinina per avermi dato l'opportunità di poter provare questo gioco, e noi ci vediamo sul prossimo video.